È iniziata la progettazione per la rigenerazione del parco Angelina Cartella di Gallico. Ad affrontare il tema durante un sopralluogo è stato il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. All'incontro erano presenti anche il vice sindaco Paolo Brunetti, l'assessore alle politiche e ai programmi di pianificazione urbana e sostenibile e rigenerazione urbana Paolo Malara, il consigliere comunale con delega a parchi e giardini comunali Massimo Merenda e il RUP dell'intervento Vincenzo Cotronei, insieme ai progettisti dell'opera. Il progetto prevede la realizzazione di orti urbani, spazi ludici e aree attrezzate, come anche la riqualificazione della piazzetta, la realizzazione di un'area per i cani, un'area yoga e uno spazio per lo skate. Tutte attività che già si svolgevano in questo luogo e che ora sarà rigenerato e riqualificato, con la previsione anche di una nuova area giostre per i bambini e le loro famiglie. Proseguono anche gli incontri con la cittadinanza di Gallico, finalizzati alla creazione di un progetto che andrà a riqualificare il parco per renderlo più vivibile. Resta solo la risoluzione degli ultimi dettagli per poter avviare i lavori, affinché questo angolo verde di città sia fruito in maniera completa. Questo è un metodo che da anni l'amministrazione comunale porta avanti. La riqualificazione degli spazi pubblici viene condivisa con i cittadini che naturalmente usufruiscono di quei luoghi. Quindi dialogo, condivisione, concertazione e coprogettazione, come nel caso del Parco Cartella. E l'amministrazione comunale sta portando avanti un progetto di rigenerazione urbana in questa area della città. Naturalmente noi non vogliamo che sia un progetto calato dall'alto, ma che sia un progetto rispetto al quale i cittadini si sentano protagonisti, ed è proprio quello che è successo questa mattina con il confronto con i cittadini di Gallico, con chi da anni rende vivo il Parco Cartella, rispetto a quella che sarà l'attività di rigenerazione, un'attività nella quale verranno realizzati degli orti urbani, verrà prevista un'area sgambamento cani, ma verrà riqualificata anche la piazzetta, l'agorà, sarà prevista un'area yoga, sarà anche prevista un'area per gli skate, insomma tutto quello che già naturalmente si fa in questo parco, ma che adesso con la nuova progettazione, con la realizzazione dei lavori, sarà fatto naturalmente in un luogo rigenerato, riqualificato, con la previsione anche di una nuova area giostrine per i tanti bambini, per le tante famiglie che quotidianamente abitano, popolano e rendono viva questa zona della città.